you down. Has your head spinning all around. Feel the rhythm, chant the rhyme. Come on along and have a real good time. Like the days of stopping as a boy. Now we're free. Oh, what a joy. Tell the brain you should feel ashamed. Everyone needs it, baby, and I feel the same. Didn't quite catch on, babe. Hush, 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 don't say a thing. Let's see what the night will bring. It might be everything. Oh, it hurts when you're too blind to see. Please don't read my mind. I tell the truth. Need rescuing. Just relax, it's what Jesus would do. We're made in His image, baby. Let's ride this thing through. Oh, it hurts when you're too blind. E benvenuti all'edizione flash di Chroma Qui TG. Passiamo immediatamente alle ultime notizie di quest'oggi. Non ce ne sono, come al solito. Passiamo dunque alla pagina sportiva del nostro TG.
Il CT della Nazionale di Calcio Roberto Donadoni è stato esonerato dalla FIGC per non aver convinto i vertici della federazione e della Lega Calcio nel suo modo di allenare i nostri amatissimi campioni del mondo. Se volete il mio parere, io sono d'accordo. Comunque, passiamo ora ad elencare tutti i programmi che vi verranno compagnia questa sera. Alle 20.30 una puntata di Delle Mangbuste, il TG satirico più satirico che ci sia. E alle 21 il talk show più seguito di questa rete. Detto fra noi anche perché è l'unico. Parla con lui. Ed ospite di questa montata niente popò di meno che Luciano Moggi. Ebbene sì, signore e signori, il più biasimato, il più odiato manager dell'intera Italia. Concludiamo questa edizione flash con l'elencare la situazione meteorologica che sarà qui in Inghilterra domani. Avremo nebbia e pioggia. Bene, l'edizione flash termina qui e la prossima edizione di questa TG è tra mai. Buonasera. Giulia alla Roma, 3,5 milioni. Te ne presto una io, dico. Scusa, io se la metterò una roba tutta così perché sarà lei che va alla fabbrica di cioccolato. Ciao, il povero. E vai. Mazze di legno si Quello è il nostro college. More drama tonight. The helicopter develops a fault in the middle of riding up a herd of cattle. Be self-sufficient, surrounded by the countryside. Ma vediamo se si vede. Cavolo con due teste! Hello there, welcome to Daily Cooking. You in the mood for food? We've got Junkers up and about. Mary's Pasta, Smarty Lunas, Fruit Team, they've got some delicious... Dai, sì! Sono finiti, mi danno 52 e 100 pounds. 100 pounds. No, dai, sì, la... cioè, non dopo aver saputo della notizia, sì, che fanno tutti cagare i canali, quindi, potremmo anche spegnere la televisione. Charlie.
Dunque, signor Sumo, ci parli di Manzoni. Dunque, i Manzoni stanno nei pratoni e mangiano quei porconi. Proprio una gran bella figura, eh? Complimenti, signor Sumo. Senta, mi dica almeno che cos'è la guerra fredda. No. È un duello tra due ghiaccioli. Io non allibisco. No, pure io non allibisco pure io, collega, cioè, lei allibisce? Allibisco pure io. Allibisce? Allibisce. Abbiamo allibisciato tutti, cioè. Insomma, non mi combina, ma che mi combina? Senta. Andiamo avanti, va. Ci dica almeno chi sono i cubisti. La prego. E sono gli abitanti di Cuba, no? No, ma non si può così, cioè. Non si può. Ma che cazzo ho studiato in 10 anni di scuola, vorrei sapere io! Che cazzo ho studiato? E i suoi genitori non le hanno detto niente! Ma non ci ho detto! È buono, buono, dai che... Pure... Lascia stare. Senti, che dici? Facciamo un'altra domanda. Perché devo fare? Sì, cerchiamo di mettermi adesso, anche io non voglio forse, un altro anno. 10 anni forse, è... Mamma mia. Sopportabile. Uff, non ce la faccio più. Cioè... Senta, un'altra domanda, l'ultima però, eh. Foscolo. Ma Sumo, ma dove sta andando? Oh. Che cazzo? Ma ne hai chiamato un altro? A 27 anni ho fatto la maturità, ho preso 36, ma che cazzo devo fare? You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like, non posso dire niente.
Comunque si dice che dalla bordo piccola nasce il buon vino. Significa appunto. C'è il vino. Lo dico pure a base. Dalla nave grande muoio un sacco di gente. Che cosa? In questa nave sono morte un casino di persone. Che figo, che figo. Tutto il tempo piegato, mai più. C'è lei? Ma nella vita, dov'è? Let me check for Chris. Help me. Could you help me? Volevo solo dire che questo travaglio in questa nave è stato un inferno. Mi sa che in questa nave c'era una ciurma di pigmei. Quello che penso io è sulla storia, giusto? Penso che era meglio se stavamo nel nostro college, dove ci stava un sacco di. Dove ci stava un sacco di gente più simpatica, dove giocavamo a pallone, dove c'era qualcuno che potevamo meetingare. Parla tra le differenze di un ragazzo di Roma e uno di Bari. E chi so? Tizio e Caio? No! Marco Montani e Alberto De Giusta! Azzo! Angolo della piazza! Azzo! E allora, guardiamoci il filmato! Vai col filmato! Nome? Alberto. Marco. Cognome? De Giusta. Montano. In quale bagno vai? Dei maschi. Dei maschi. Da 0 a 10, quanto ti senti terrone? 7. 0. Da 0 a 10, quanto è bella la tua città? 5. 10. E i suoi abitanti? 5. 10. Chi è più bello dei due? Lui. Io. Chi è più stupido? Io. Lui. Chi è più forte a giocare a calcio? Lui. Io. Chi rimorchia di più? Lui. Io. Il tuo cantante preferito? Bublé Ligabue. Bruce Springsteen. Il tuo attore preferito? Non ne ho. Io quando faccio i magnifici. La parolaccia che adoperi più spesso? Affanculo. Cazzo. Insulta l'altro nella tua lingua? Si proprio scimsi. Encefalitico. Fai una boccaccia. Ah. Fai un urlo. Bah. Ah. Saluta l'altro nella tua lingua. Ci dimmi. Bene, Albert, se becchiamo dopo. Ben ritrovati amici telespettatori. Siamo quasi giunti alla fine, ma non temete perché abbiamo la nostra ultima chicca pronta per voi. Abbiamo il filmato più bello, ce lo siamo tenuti un po' per fare scena alla fine, eh? D'altra parte, dolce in fondo, no? Beh, veramente non mastico tanto l'inglese. Sweet is in fondo. Sì. Vabbè. Comunque, io, nonostante questa parentesi tristissima, non credo che siamo messi così male. Poi dai, sono 10 anni che andiamo in Inghilterra, qualcosa avremmo pure imparato, no? Ma in effetti nemmeno io, comunque l'inglese, internet, il computer, ecco. La gente si è evoluta. Esatto. Facciamo un esempio con un uomo medio. Un uomo medio. Tra di noi. Gira di uomo medio, fatti vedere, questo è il nostro uomo medio. Eccomi. Domandina facile facile. Sì. What's your name? 1, 2, 3. Sì. Va bene. Vabbè. Ma a scuola di inglese andavi con Cassano? No, con Totti. Ecco perché. La differenza è minima, ma si percepisce. Comunque, detto ciò, io direi andiamo col filmato. Sì. The book is on the table.
Ti posso licenziare? Io pure. Secondo te com'è andata? Gli ho messo 60. I am Mr. Wilson, and this is a mobile phone. Ma come ti permetti? È un medaglio al quadribande che ti parto di capoccio come a Zidane. This boy is a little impolite. Ah, bagano, suore, ti meno sul serio. Now, this boy is very hungry. Guarda che ti spacco le ossa, prepara da correre! Now, I am running. Ah, mio signore, c'ho più patone delle uomini e donne! Cari telespettatori, siamo dunque giunti al termine di questa nostra puntata. È dunque il momento dei saluti. Comincio io? Vabbè, dai, prima voi. Sì, ma che sì, cavalieri, vai. Certo che comincio io. Allora, prima di tutto voglio salutare nonna. Nonna, le frittelle erano buonissime, affanculo cellulite. Poi, poi vorrei salutare quella bambina che inavvertitamente, correndo, è scivolata sotto la mia 509 di zecca. Mentre io non parlavo al cellulare, non stavo parlando al cellulare, assolutamente. Capita, hai ragione. Nonna. E poi volevo salutare Mark. Sono stata benissimo ieri sera con te. Chiamami. Eh sì, ok. Dunque, chi altro vuole salutare? Sì, tocca a te. Allora, io volevo fare un salutino giusto alla mia famiglia. Saluto mio padre Ugo, mio fratello Federico, l'altro mio fratello Giacinto, Augusto, Carlo, Ennio, Beppe, Nicola, Nicolino. Oddio! Se va Maria! Maria! La maritana! La marijuana! Non la marijuana! La marijuana mi dite tonne! Io sono... No! È sbagliato set! Guarda che non è questo set! Come? No! Questo è fino! Sei troppo figlia! Maria! Sicurezza! Non si può più lavorare in questo stato! Che palle però, eh! Infatti, poi dovrebbero darmi l'aumento di stipendio. Ma comunque... A te? Certo, comunque tu, caro, chi saluti? Io... No, veramente io non ho nessuno da salutare. Ma no, ma mi dispiace. Ma no, ma aspettate. Ma ragazzi, un appello per questo ragazzo così carino. Guardate che profilo, guardate che uomo. Chi vuole uscire con lui stasera, eh? E uno, e due, e tre. Ha zonicato la signora in pantofole lì dietro lo schermo. Bravo, caro, bravo. Coglioni! Che dicono? Perché ci dicono coglioni? Veramente non so. Ma a me sì. Quei saluti, coglioni! Quei saluti! Oh, ma intendi quello? Ma dillo! Saluti, ma basta dirlo! Ma in fondo, ma noi siamo professionisti, non ce ne dite queste cose! Almeno qualche striscione lì dietro ci potete mettere! Infatti, poi io sono segata, quello è troppo piccolo, non lo leggo! Io ho gli occhiali da sole, è notte! E va bene. Signori, è ora dei saluti. Continuate a seguirci su questa rete perché noi saremo sempre con voi. Ci sarà ancora per poco. Se non ci licenziano tra poco. Non licenziatemi. Mi manca le solo per 500. Le mangute. Guardateci, eh. Addio. Gioventù di chi canta hippie, 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 hippie. Al mercato un dì andai così per curiosare qui e là e non sapevo cosa fare. Fra divise blu e giacche lunghe di lamè ho visto te, miraggio bianco intorno a me. Sai cos'è l'isola di White? È per noi.
scorreggio automatico. No, non è la Where is the toilet, please? I must go to the toilet. Ah! Arianna, tu fai la dietro. Gabriele, te l'ho voluto bene. Tu dietro la tenda all'aria. Gabriele, inizia a metterti qua sotto, dietro quella tenda là. Dove? Oh, qui c'è spazio. Riccardo, vieni tu qua sotto. Riccardo, là è tutto bagnato. Riccardo, però ci deve essere uno. Non esistono tanto tempo senza ridere. Il 15 luglio del 2007, dimmelo. Stavo volendo i pavimenti. Stavo attraversando il giardino. Stavo attraversando il giardino. Sto attraversando. Torna al tuo posto. Playing games with love. So many tears I've cried.
signori, qui ci troviamo, come tutti voi saprete, nel maestoso e indimenticabile castello di Cardiff, nel nord, Galles. Nel sud del nord Galles. Del sud. Siamo in Galles, vero? Capitale del Galles. Ora, ci la capitale del Galles. Cardiff, la capitale del Galles, davvero? Davvero. Ci accingeremo a entrare ed ammirare questo magnifico e maestoso posto che indubbiamente lascerà un segno nelle nostre memorie. Cazzo fai, cappuccio la roba. E poi credo andremo a mangiare a Burger King, dell'UNESCO, questo, andiamo a prendere la maglia del Rock. Patrimonio culturale mondiale cibesco del ricorda che andiamo a prendere pure la maglia del Rock. E andiamo anche a prendere la maglia del Rock, che faccio anche un salto alla Games Workshop che sta qua. Andiamo alla Gibraltar. Vendono gli spray per fare i murales. Sì, anche. Però costa 11 euro. Qui costeranno. Oddio, non so se ci troviamo Dario e Daniele. No, dobbiamo continuare. Allora, si può notare nella torre ovest. Si possono notare nella torre ovest degli inconfondibili. Come si chiamano? Scudoni con dei araldi. Dei inconfondibili scudoni. Araldiche. Chi guida sei? Non sai neanche le dimensioni. Cosa ci rappresentano queste araldiche? Cosa ne so, la guida sei tu. Io non so nulla di questo posto, non sapevo neanche che fosse la capitale del Texas. Del Texas. Siamo volati in America in 2 ore di pullman. Partners in crime. It's only 2 years ago, the man with the suit and the face, he knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you. My love is like a high prison wall, and you could leave me standing so tall. Go Taglia, ti prego. Non facciamo vedere queste cose. Ottobre 9:30 18 da novembre a febbraio ore 9:30 17 vi possono essere occasionalmente dei cambiamenti di orario d'apertura dovuti a speciali avvenimenti. Si prega di telefonare per i dettagli. Chiuso il 25, il 26 dicembre e il 1 gennaio. È possibile all'area accedere. È possibile all'area accedere al castello che vi interesserà senz'altro esplorare. Intervista esclusiva per il Corriere di Brescia a Matteo Brignani. Ci dica, signor Matteo, come è stata la sua esperienza l'anno scorso ad Uxbridge? Sono stato il primo di Leno ad andare all'estero. Pensi che ho anche attaccato bottone con una greca americana. Davvero? Ci dica. È stato bello perché mi sono ammazzato di canne, ho pippato, ho fatto tante cose, mi sono veramente divertito. Il problema è stato quando dovevo andare all'aeroporto con tutti quei cani, con tutti i check-in.
Ma alla fine mi sono salvato, guardi. E anche con questa greco-americana che l'avevo detto, guardi. Ho dovuto dirle due parole che mi entreranno sempre nella mente. We go. Ok, ok. E invece com'è andato il ritorno nella sua terra natia? Ma guardi, io ero un giocatore di pallamano come il mio grandissimo amico Alfonso Perugini, che gioca nella Lazio. Alla pivot, ricordiamo. Sì, alla pivot. Anch'io giocavo alla pivot, ma poi mi hanno cacciato. Perché? Perché bastardi, quando io ero in Inghilterra, avevano fatto il ritiro. Io non c'ero andato, bastardi. No, incredibile. E senta, adesso che cosa fa? Perché non è venuto anche quest'anno qui in Inghilterra? Perché alleno, anzi no, a Brescia, dove io vado a scuola, perché alleno purtroppo non c'è il liceo classico. Quindi io vado a Brescia a studiare. Mi hanno bocciato, poi ecco. ho tanti nemici io. Pensi, a Brescia ci sono 100.000 fascisti e 10 comunisti, pensi un po', io sono certo. Fra quei 10, pensi una un po'. Lotta impari, certo. Una lotta impari. E poi se tutti sono come lei, Io guardi, io ho ammazzato 3 vecchietti, 2 vigili, un prete, un nano. Un cane e un gatto. Sì, un cane e un gatto. Non, mi ricordo. Neanche ho tenuto il conto dei cani e gatti che ho ammazzato. Capito. Perché erano fascisti, anche specialmente i gatti neri. Ho capito. Beh, certo, la sua dichiarazione è molto, molto, molto importante. Vuole lanciare un ultimo saluto per i suoi compagni di avventure, diciamo, che stanno vivendo l'esperienza che lei ha vissuto l'anno scorso? Sì, Anarchy will win. E con queste parole lasciamo Matteo Brignani, un saluto a lui e a tutta la comitiva di Brescia e alla prossima. Ciao alla Matteo. Prossima. Ciao Simone. Questo è Stone Age! Mi danno i brividi solo a pensare al freddo! Tu non hai freddo, bro? Ho fame! Il fatto che si pensava che è stato il diavolo a che aveva rubato le pietre all'inglese promettendogli di pagare tantissimi soldi, però mentre la donna contava i soldi il diavolo sparì e si fregò le pietre. Leo, puoi passarmi il sale? Oh! Non parli da stupido! Cabina telefonica inglese, guarda. Cose che non si vedono in Italia. Mm.
A differenza di quelli italiani, volano dopo, dopo che si è avvicinato di un tot, giusto o no? Run away. Dopo tanto tempo hai un pullman italiano, ti ha regato CD470ZZ Ancona 2003, telefono 071 80 46 504, fax 071 28 68 409, e della Setra Reni Ancona. Buonasera cari amici telespettatori di Telecromachi, benvenuti un'altra volta alla puntata di Parla con lui. Quest'anno, come ben sapete, ci hanno spostato da Brunel TV a Telecromachi. Come vuole spiegare lei, magari oggi forse sarà. Beh, sì, abbiamo avuto un po' di problemi con il satellite, ecco, quindi adesso ci hanno arrabattato in questa soffitta piena di topi dove trasmettiamo in diretta. Peccato telespettatori, ci dispiace tantissimo. Sì, esatto, dispiace, però questa topaia ci ha portato novità. Come dire, grossi non tutti i mali vengono a nuocere. Certo. Infatti da quest'anno voi amici telespettatori potete chiamare da casa, al numero che uscirà fra poco in sovraimpressione, che è 899-9876-543210. E adesso, caro Moggi, passiamo a noi. Io direi di passare subito alle prime domande. Benissimo. E la prima domanda che mi viene da fare, ed è passato ormai un anno dallo scandalo delle sue scommesse e da tutto quello che è successo, tutto quello che si è detto su di lei, no? Ma lei quest'anno, quest'anno come si è sentito? Adesso come si sente? Ma guardi, io le posso dire solo che ho passato 12 mesi di inferno, ecco. Ma veramente terribili. Per via delle scommesse? No, ma perché io sono rimasto disoccupato, non ho più una lira, non ho più un euro, ho pagato tutto quello, ho dato tutto quello che avevo per pagare la multa al processo dell'Olimpico, come lei ben sa. Un processo barzelletta, tra parentesi. Bene, non so se lei ci può dire a questo punto, visto che siamo molto qui, siamo anche molto amici, da un anno ci conosciamo, caro signor Mozzi. A quanto ammontava questa multa? A quanto vale tutta l'intera Juventus, ecco. E quindi era lei in pratica la Juventus, in poche parole. Esattamente, ci ha colto nel segno. Vabbè, mi dicono dalla regia che abbiamo la prima telefonata, perciò sentiamo chi c'è, certo, in linea. Pronto, sono Filippo Erzagaia, sono da Lazio. Io sono del comitato torna a casa Nesta. Per noi Alessandro è il simbolo, è la bandiera. E io volevo soltanto chiedere a Sor Luciano se c'era qualche possibilità che Nesta torna a Formello. Cioè, capito, tramite i suoi contatti con Sor Galliani, io sono sicuro che Sor Luciano può organizzare qualcosa, perché noi al comitato ci credevamo ancora che Nesta può tornare a casa. Allora, quindi, ben tornati in linea, questo tipo ci ha lasciato, e allora cosa vogliamo rispondere a...
tifoso che vuole Nesta, che vuole che Nesta torni alla Lazio. Ma guardi, io le posso solo dire che vi dispiace tantissimo per questo tifoso della Lazio, ma io ormai sono fuori dal giro, ci sono altri poteri forti che dominano il mondo del calcio e questo purtroppo non esce mai sui giornali, ma mi riferisco in modo particolare a Galliani, a Lotito, a Berlusconi, quindi, e voi sapete che quando il gatto non c'è, i topi ballano e ci siamo capiti, amico amico. Amico amico, quindi si è formata un'altra cupola. Si è formata, diciamo, un'altra cupola, sì, ma non posso parlare su questo. Vabbè, ma diciamola per stringere. Di Galliani lei, ma che ne pensi? Che infame, c'è niente da fare, pure sì, pelato. È pure pelato. Come me. E invece quel non mi pare, si è fatto... qui in Crescina Labo, il mio sì. Amico Silvio. Ha fatto come schillage, ha fatto un trapianto. Mi ha dato quattro dritte. E invece di Lotito, il presidente della Lazio. Lotito per una squadra didascalica e sì. Metodica e moralistica, ci dà sempre poi da Orazio. Ma come io a Lotito mi permetto Orazio, di citare. Mette dei tardi Lazio. Io mi permetto di citare per Lotito Plinio da Milazzo, che diceva mio caro Lotito, attaccate proprio a sto e non continuo qui perché siamo in fascia protetta. Esatto. E invece il grandissimo presidente dell'Inter che vince solo quando... Non mi parli di Moratti che mi prende l'attacco, mi sento un po'. Scusi, no, scusi, signor Monti, se sta bene. D'altra grazie, domanda. Un bicchiere d'acqua, vuoi un bicchiere d'acqua? Grazie. Mi dite non c'è l'acqua. Ecco. È rimasto un po' d'acqua a prendersela al culo. L'acqua non c'è. È scelta obbligata. Vabbè, passiamo ancora alle nostre domande, mi scusi. Prego, prego. Questa botta morale in tutti i sensi. Di Ricucci cosa ne pensa? Che un palazzinaro, ma scusi, ma che c'entra Ricucci nel mondo del calcio? Non mi dica che anche lui è entrato ormai... No, non la, mi sono semplicemente sbagliato con la scaletta. Ah, è quello perché mi stava a far prendere un altro attacco di cuore che... No. Ma... aspetti un attimo, signor Maggi, che c'è un'altra telefonata, vediamo chi c'è in linea. Vai, bene, pronto? Agazzaro! Allora, quindi eccoci tornati, e oggi purtroppo le buone notizie per lei continuano a fioccare. Possiamo... un periodo ricco di belle notizie. Abbiamo sentito questa tifosa che quindi non la stima molto, no? Lei cosa vuole rispondere a questi tifosi che io credo che siano molto pochi? Molto pochi, chi è in Italia che non la stima? Cioè, io guardi, sono quello che la stima di più. Veramente poche persone come lei, esatto. Intelligenti in questo esatto. Paese. Ormai non c'è in questa Repubblica delle banane mi consente. Esatto, dove andremo a finire? Dove andremo, signori miei? Un calcio che non, ruba, non si ruba più. Ma guarda, che vergogna, le partite vinte sul campo. Che vergogna, guarda, io mi sto schifando. Io le vincevo comodamente seduto a casa, qua la tastiera del computer. Esatto. Vincevo gli scudetti. Sì. Ma che vergogna. Per me pure la PlayStation è difficile imbrogliare, ma è vero. Come si fa? Ho chiamato a Osuko una caraga della Sony, mi ha detto niente da fare. Non si può truccare manco Prevolution, gli volevo mettere il commento di Moggi sulle azioni dei giocatori. Mannaggia. Non si può fare più nulla in questo mondo. Comunque senta, cosa rispondo? Dico solo che io sono vittima di un sistema più grande di me, che mi hanno rubato l'anima, me l'hanno tolta, uccisa, circoncisa, denudata, e fate quello che volete. Che ormai... io veramente merito rispetto più di quanto perché sono il più onesto degli italiani. E questo è testimoniato. Ci sono le simba che parlano, altro che. Le simba? Le simba, schede del telefono, presente. C'è una 52 a caso. Aspetta un attimo. Ma che c'è una scheda 3? 3. Confine al credito, dammi le pezzi. Guardi. 320 euro. C'ho la telefonata alla Canalis e do quella della team. Ah. A Maxi Vacanze gli piace. Vabbè, però mi piace la cellula. Ma tutte e due? Io tutte e due, tutto compreso. Ok, quindi siamo tornati in linea, dicevamo che tutto a posto, quindi vabbè, passiamo a un altro argomento. Lei oltre al direttore della Juventus è stato anche DS del Napoli, direttore sportivo del Napoli. Certo. E quindi ci racconti un po' le emozioni di giocare con... di giocare, scusi, di vedere giocare Maradona, Diego Armando Maradona. Ma guardi, abbiamo modo di vedere Maradona non era niente. Ma io credo che sia molto più forte del Piero di Maradona. Ma guardi... Bravissimo. Anche se avete vinto due scudetti. Lo dirò di più, che è l'unico che mi ha difeso. Io le dico che... Hai vinto due scudetti e Coppa UEFA, però... Due scudetti e una Coppa UEFA, ma in realtà l'abbiamo vinti grazie alle mie telefonate. Ecco, certo. Qua, un po' là. Il bello sa qual è? È che Ferlaino non si era accorto neanche di niente.
e continuava a pagare le bollette. Continuavo, i conti non tornavano riuscito, furbone. E il bello è che adesso per questi reati non sono neanche più perseguibili. Sono proprio un genio. Ma quindi lei faceva telefonate agli arbitri anche quasi 20 anni fa? Quasi 20 anni fa ormai, sì, il tempo vuole. Guarda lì, quarto uomo, arbitri donna, quello che le pare. I tifosi sullo stadio per fare quelli che mi piacevano a me. Chiamavo tutti. Chiamava tutti, e quindi, visto che chiamava tutti anche prima, era meglio chiamare prima, 20 anni fa, o ai giorni d'oggi, gli ultimi anni, purtroppo? Ma guardi, sicuramente prima, dove termine intercettazione telefonica, non esisteva. Amico, non esisteva. Parlavi in libertà, quando volevi, come volevi. A proposito di telefonate, noi abbiamo intercettato una telefonata e vediamo dunque chi è in linea. Pronto? Prego. Pronto, sono tifoso del Cosenza. Io volevo solamente dire che durante gli ultimi anni anche la nostra squadra, anche se ha attraversato degli scandali, finisce anche a calcio dilettantistico, io volevo soltanto dire una parola amichevole al signor Muggi. Grazie, arrivederci. Allora, quindi siamo ritornati in diretta, come se prima non lo fossimo stati, come si dice, il verbo non lo so, non si impicci, non faccio all'udito della situazione. Esatto, ma Spy Story, Spice? Sì, dopo questo suono onomatopeico che denota la grande ricchezza culturale, dopo questo commento di quest'uomo che io personalmente non la penso così. Ma non so come la pensa lei. Grazie. Memore delle numerose cene fatte insieme, caro giornalista. Ricorda quando andavamo io e lei a Sharm el Sheikh, quegli hotel dove nulla c'era negato, bravo, non mi viene la parola negato, perché negare non mi piace, mai parola. No, non bisogna sempre dire la verità. Esatto, nient'altro che la verità. Dica si ricorda giuro. Quando avevamo la camera vicino alla suite, sopra di, e quella piscina? Questo polacche è Boniek. Sormoggi lei però, eh? Beh, io dicevo che c'è la zebra. Esatto. Okay. E c'era pure la sorella di Zidane che ci portava i vassoi in camera. È vero. La sorella di Zidane, grande Materazzi, anche lui stava con noi. Vabbè, comunque torniamo a parlare diretta sempre di Nigel Stepney. Ecco. Lei cosa ne pensa? Mica c'entra qualcosa. Ma spero. Guardi, sa che gliel'ho detto inizio puntato e sono rimasto disoccupato. L'unico mondo in cui potevo andare era quello della Formula 1. E quindi. Per forza di cose mi sono trovato a... Insomma, ci siamo capiti. A non entrare, ma entrare in Formula 1 alzando la cornetta. Boh, nel poi... caso ti aspetta, ci stava lì Jean Todt che mi ha detto insomma, vieni da noi. E... Però, ecco, qualcuno questo non andava bene e fu così che io ho messo il sale io, però non so se si può dire, mi ha colpato a Nigel Stepney. Che coglione! Troppo stupido! Oh, adesso fatti a difendere davanti alla McLaren. Sì, alla difendere, ma... Incredibile, guarda, e quindi sono proprio un genio, sto facendo perdere la Ferrari che è una bellezza. Esatto. E ci dia qualcos'altro, quindi come le sembra questo mondo della Formula 1? Ma guardi, un mondo troppo pulito, veramente pulitissimo, proprio da ma sporchiamo allora. Da sporcare, esatto, mi ha rubato le parole di bellissimo. Guardi, io proprio non ho mai visto gente più onesta, proprio che tu vai là e li vorresti proprio pagare sotto banco, io l'incorruttibile corruttore, come mi chiamano nel mio ambiente. E senta, allora, visto che rimaniamo nell'ambiente della Formula 1, ci dica qual è, secondo lei, è la scuderia più forte che potrebbe vincere il mondiale? Ma guardi, la scelta potrebbe essere scontata. O McLaren o Ferrari, io dico la BMW Sauber. Penso che sia molto difficile, invece per quanto riguarda i piloti, secondo me è messo bene Takuma Sato. Sì, grande Sato, è stato abbastanza bravo, ecco. Si è schiantato 3, 4, 5, 6 volte. Ma sì, ma l'importante insomma è arrivarci con le proprie gambe al traguardo. Esatto. Quelle quattro ruote della macchina sono relative. Esatto. E vabbè, quindi non ci resta che piangere. Beh, personaggi.
E quindi da Telecromachia è tutto. Noi vi salutiamo. Scusi. Un saluto calorosissimo agli amici di Bari che vi hanno supportato in questa giornata. Sì, un saluto caloroso ai nostri amici di Bari che hanno sovvenzionato questo programma con grandi spese di addirittura, parliamo di quanto? Cifre 50, che si aggirano intorno 50-60 alle... penny, cioè una cosa... 60 lire. 60 lire. Del Regno di Napoli. Mamma mia, Cermoggi, ma non si è vergognato di far risparmiare tutti questi soldi? Ma guardi, io purtroppo, perché sono dei carissimi amici miei. Vabbè, lo so. Uno è pure un mezzo mio fratello. Sì, un mezzo amico. Amico, amico. E vabbè, quindi... Che vogliamo fare? Salutiamo tutti. Salutiamo tutti. Ciao Italia. Ciao. Ciao da Telecromachi e da Parla con lui. Ciao. Buonasera. Buonasera. Cioè, vestiti che hanno 48 ore, non è possibile, poverini. Giorno. Mi guardano. It's time to go to Winchester, yeah? Ci troviamo in Market Street, dov'è che siamo? Winchester. Questo è il cuore pulsante della metropoli di Winchester, dove tutte le persone di ogni età si riuniscono per svolgere le loro compere quotidiane. Grazie. Quella che è una vibrante località medievale situata nel sud dell'Inghilterra. Esatto. Ti è piaciuta questa vibrante? Vibra e pulsa. Qui tutto batte al ritmo del rock. Alleluia. Voglio Flavio! Perché non c'è Flavio di Menaco? Sai quante botte che ti dava? Mamma mia! Flavio, ermicione! Dopo il primo giorno da pim, morto! Prisciandaro, morto! Sette moschettieri. No, hai visto il film per i soldi di Sean Connery? Sì, sì. Connery, Sean Connery. John Connery, Jar Jar Binks. Andiamo a fare shopping, eh? Andiamo a fare shopping. Costretto a fare shopping.
close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Can you dig it? Cause I'm having a good time, having a good time. A shooting star leaping through the sky like a tiger. Peligatto. Battuta mia. Battuta sua, infatti non dire queste scimiti. Siamo a Londra. Capire solo dove ci troviamo qua. Noi dove siamo? Noi siamo a Londra, quindi siamo nella cartina. Non c'è un cestino qua. Io voglio più cestini. Devo buttare questa carta. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me Cause now. I'm having a good time. Don't stop yes now. Come on, guys, chop chop. A good time, I don't wanna stop at all. Giusto, eh? L'hardrock è lontano da qui. Ah, voi, è lontanissimo, guarda, è lontanissimo, guarda. Guarda, non ci andiamo proprio. Veramente. I can't get no satisfaction.
il sito è diretto a Londra, anche se si trova già a Londra, ma è diretto in una fermata in un'altra parte di Londra, questo è scontato, no? Allora, abbiamo visitato la indimenticabile, irresistibile città di Londra, in uno dei suoi momenti più pieni e più importanti. Allora abbiamo visitato gli indubbiamente importanti musei, sì, musei, ma grandi magazzini di Harrods nei quali quei barboni non ci hanno fatto entrare. Poi che abbiamo visto? Abbiamo fatto un giro a piedi del genere l'Europa in una settimana, vedendo un po' dei principali monumenti di Londra. Abbiamo mangiato entrambi in un Burger King dopo aver comprato qualche bagasceria da Trocadero. Questo è tutto, good night and good luck. Austin Powers. Di fare. Siamo tornati a Roma. Finisce un'era e ne inizia un'altra. Ragazzi, siamo stati magnifici tutti quanti. A me invece mancano ancora 6 ore di viaggio per tornare a Bari. Just
sulla luce, fatti vedere meglio, fare l'amore o sesso, qui non è più un dettaglio. Baciami la fortuna, baciami le parole che sei già. Baciami il sangue mentre gira, sei arrivata apposta. Come ci frega l'amore, da degli appuntamenti, poi viene quando gli pare. Soffia su questo tempo, tienilo acceso sempre, tu che vuoi. Che andiamo verso il giorno dei giorni, senza più limiti. Il giorno dei giorni, fino a quel giorno, voi non svegliateci. Tienimi sulla via. Cosa combina l'amore, vivere i suoi effetti e non sentirsi coglione. Ogni minuto è pieno, ogni minuto è vero, se ci sei. Che è già partito il giorno dei giorni, fatto per vivere. Femmina come la guerra, femmina come la pace, femmina come la croce, femmina come la voce, femmina come sai, femmina come puoi, femmina come la sorte, femmina come la morte, femmina come la vita, femmina come l'entrata, femmina come l'uscita, femmina come le carte. Femmina come sei, femmina come puoi.